Stai guardando il primo video di una serie di tutorial per aiutarti a imparare a usare Filmora 9, l'editor video divertente da usare, facile da imparare e quindi adatto a tutti. Guardando i nostri tutorial potrai imparare tutto ciò che devi sapere per creare i tuoi video in Filmora 9. Ciao a tutti! Nel video di oggi imparerai come esportare il tuo video in diversi formati, come caricarlo direttamente su YouTube o Vimeo e come masterizzare un video su un DVD. L'esportazione di un file è il passaggio finale del processo di modifica di un video. Prima di esportarlo, devi assicurarti che sia pronto per il caricamento senza problemi. Le impostazioni di esportazione influiscono sulla dimensione del file. Se il tuo progetto sembra impiegare troppo tempo nella fase di caricamento su internet, questo potrebbe essere un problema dovuto al modo in cui hai esportato il tuo video. Abbiamo un progetto già modificato nella sequenza temporale che è già definitivo e quindi lo esportiamo. C'è un pulsante blu nella parte centrale e alta dello schermo chiamato Esportazione. Farò clic proprio lì. Ci sono 5 schede per l'esportazione. Abbiamo locale, per esportare sul tuo PC, e dispositivi, per esportare il tuo video su determinati dispositivi come un iPhone o una Xbox. Nella sezione YouTube puoi caricare il tuo video direttamente sul social e regolare tutte le impostazioni per il caricamento. Nella scheda Vimeo puoi fare lo stesso ma per Vimeo. L'ultima scheda è DVD. Qui puoi facilmente masterizzare il tuo video su un disco e sceglierne l'etichetta e la sua impostazione. Ora usiamo la scheda locale. Sulla sinistra della finestra ci sono molti formati diversi tra cui scegliere. Un'ottima opzione, secondo me, è MP4, perché è piuttosto comune e di solito può essere visualizzato sia su Mac che su Windows. Facciamo clic sul pulsante Impostazioni, proprio accanto alla risoluzione. Qui puoi scegliere la qualità. Tuttavia, maggiore è la qualità scelta, maggiore sarà la grandezza del file. Pertanto, il rendering e il caricamento online potrebbero richiedere più tempo. Imposterò la qualità su Media. La codifica può essere complicata, perché ci sono molti modi diversi per farla. H.264 è universale e funziona anche su Windows e Mac e non pregiudica la qualità del tuo video, proprio come potrebbero fare altri formati. Puoi scegliere la tua risoluzione qui a seconda della risoluzione che hai scelto. Ti ricordo che l'immagine che vedi è composta da minuscoli pixel, la cui misura è data dal loro numero in altezza per il loro numero in larghezza. Se hai 1920 pixel di larghezza e 1080 pixel di altezza, hai un'immagine Full HD. Puoi esportare in 4K o qualsiasi altra risoluzione desideri. La risoluzione 4K contiene 4 volte la quantità di pixel della risoluzione Full HD. Io lascerò su 1920x1080, che è la qualità per la maggior parte dei video su internet, perché non tutti hanno un display 4K per visualizzare un video di questo tipo. Anche il frame rate dipende da cosa hai scelto. Quando guardi un video, non vedi il movimento reale. Vedi una serie di immagini o frames visualizzati sullo schermo a una certa velocità. Vediamo queste immagini come un'immagine in movimento. Quindi la frequenza dei fotogrammi è la frequenza con cui cambia ciascuna immagine. La frequenza dei fotogrammi per la maggior parte dei film è di 24 fotogrammi al secondo. Questa frequenza dei fotogrammi ripresi da una camera è sufficiente a darti un aspetto cinematografico. Se stai girando con un iPhone o con un telefono Android, probabilmente farai le tue riprese a 30 fotogrammi al secondo. Il bitrate cambierà a causa della preimpostazione della qualità che abbiamo scelto nella parte superiore dello schermo, quindi lo lasceremo a 8000 kilobit al secondo. Normalmente, maggiore è la frequenza dei fotogrammi e la risoluzione,
maggiore è il bitrate per l'audio. L'unica cosa che potresti voler cambiare è l'impostazione del canale. Se si desidera esportare un video in surround, bisogna utilizzare l'impostazione 5.1, ma per un video normale andrà bene lo stereo. Dopo aver fatto clic su OK, possiamo scegliere dove salvare il video e con quale nome. Mentre esportiamo il nostro video, possiamo mettere in pausa, annullare e scegliere ciò che vogliamo fare al termine dell'esportazione con questo menu a discesa. L'esportazione può richiedere del tempo a seconda della durata del video e della risoluzione. Assicurati che il tuo portatile sia collegato alla corrente prima di alzarti e andartene. Ti consiglio di guardare sempre il tuo video per assicurarti che tutto sia stato modificato ed esportato correttamente prima di caricarlo. Grazie per la visione! Guarda i nostri altri tutorial per imparare a modificare un video dall'inizio alla fine su Filmora 9.